Ieri, su mia richiesta, è stato convocato un comitato provinciale di sicurezza dedicato a Fano, dove abbiamo sviscerato e affrontato le varie questioni, però riportando alla realtà quello che è. Intanto non abbiamo qui un problema di emergenza sicurezza, le cose non vanno sottovalutate, vanno affrontate per quel che sono. Non abbiamo un problema di gang giovanile, ma abbiamo problemi di gruppi che hanno un disagio, che hanno una serie di problematiche. Va evidenziato che tutti gli episodi hanno avuto una soluzione, un'individuazione di responsabili, e sono stati anche assicurati alla giustizia. E quindi nel comitato si è sviscerato gli aspetti, le problematiche, si è fatto un raffronto anche agli anni precedenti, e quindi si è concluso questo incontro con la decisione di incrementare la presenza, i controlli e anche le misure di repressione nei momenti in cui occorrono. Consapevoli anche che certi fenomeni non si risolvono con le misure di soppressione, inutile che ci giriamo intorno, è un problema generalizzato che c'è in tutto il paese, proporzionato alle città, agli abitanti, quanto è inevitabile, e quindi all'atere di questo lavoro di presenza e di repressione e di controllo e di intervento, perché qui poi ci sono anche altri fenomeni dello spaccio di droga, eccetera, e c'è un lavoro di carattere sociale, di carattere educativo, lavorativo, e quindi noi abbiamo un tavolo che sta facendo un'analisi dei fenomeni, andando a capire anche le singole persone, perché abbiamo anche un quadro di tutte le persone, e a questo accompagneremo un lavoro di attività sociale, di attività sportiva, di formazione, di accompagnamento anche all'inserimento lavorativo. Insomma, è un progetto complessivo, che può essere anche un progetto pilota nella sua complessità, ma ci pensiamo di affrontarlo in termini seri e non con superficialità. È facile dire facciamo intervenire la polizia, quando deve esserci ci sarà, sarà incrementata la presenza, ma a questo faremo un lavoro serio anche di carattere sociale e di coinvolgimento dei vari portatori anche di interesse, come si usa dire.